Che opinione avete dei senza tetto? Anche se alcuni di loro possono sembrare sospetti e inaffidabili, molti nascondono tanta onestà e un cuore d'oro. Ve lo dimostreremo in questo video, quindi assicuratevi di guardare fino in fondo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre storie interessanti. L'anello con diamante restituito. Come accennato nel titolo, il senzatetto protagonista di questa storia ha commesso un gesto su cui molti di noi, anche se benestanti, avremmo esitato per qualche secondo. La purezza di cuore nascosta dietro le sue azioni è una caratteristica ammirevole, quanto rara. E per fortuna non è passata inosservata agli occhi della persona a cui ha restituito il prezioso anello. Di solito sono i cosiddetti ricchi a compiere atti misericordiosi nei confronti dei più poveri, quindi una situazione completamente rovesciata non può che stupirci. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo quando Sara ha incontrato Billy Ray. Tutto è iniziato quando la donna si è fermata davanti al senzatetto per regalargli qualche spicciolo. Prima di incontrarlo, Sara si era ferita alla mano ed era stata costretta a sfilarsi il costoso anello di fidanzamento dall'anulare per permettere al taglio di rimarginarsi. Non si era mai separata dal suo anello prima di quel momento, tenendo sempre in vista il simbolo di una promessa romantica tra lei e il suo futuro marito. Purtroppo non aveva avuto altra scelta e aveva riposto l'anello nella borsa, procedendo nella sua giornata senza ulteriori intoppi. Era diretta in ufficio quando si è imbattuta in Billy Ray. Sara ha provato un forte senso di compassione nei confronti di quel senzatetto, che al contrario di lei non aveva alcun mezzo per mantenersi. Ha deciso perciò di regalargli qualche spicciolo per aiutarlo ad affrontare la giornata e ha rovistato distrattamente nella borsetta alla ricerca di quelle monetine che finiscono sempre sul fondo. Vi capita mai di ritrovare dei soldi nelle vecchie borse? Fate sempre attenzione al loro contenuto, altrimenti rischierete di fare come Sara, che ha afferrato una manciata di monete e l'ha posata nel cestino di Billy Ray senza nemmeno controllare. Riuscite a immaginare cosa è successo? Proprio così. Oltre agli spiccioli, Sara aveva involontariamente regalato al senzatetto anche il suo anello. Solo quando è tornata a casa ha scoperto di averlo perso, realizzando con orrore che doveva essere finito proprio nelle mani di Billy Ray. Vi è mai successo di rimpiangere di aver compiuto una buona azione? Per fortuna la storia di Sara ha un lieto fine, ma la povera futura sposa deve aver passato una serata terribile. Non conosceva il senzatetto e nutriva poche speranze di ritrovarlo. La consapevolezza di aver perso il suo anello pesava come un macigno. Non soltanto per il valore economico di questo, ma soprattutto per il valore affettivo che quel simbolo d'amore eterno significava per lei e il suo fidanzato. Sara ha deciso di fare un tentativo ed è tornata nel punto in cui aveva incontrato Billy Ray quella mattina, ma il senzatetto non era più nei paraggi. Le speranze di quella povera donna hanno cominciato a vacillare pericolosamente e la tristezza rischiava di avere la peggio sulla sua tenacia. Per fortuna, il giorno dopo, il suo futuro marito ha insistito perché ritornasse sul luogo dell'incontro fatidico, perché la mattina successiva Billy Ray era di nuovo al suo posto, con il cestino delle elemosine spiegazzato ai suoi piedi. Sara era nervosa perché temeva che il senzatetto avrebbe rifiutato di restituirle l'anello, oppure che si fosse già dimenticato di lei e della sorpresa che gli aveva lasciato tra gli spiccioli. Per sua enorme sorpresa, Billy Ray l'ha riconosciuta subito come la benefattrice che l'aveva aiutato il giorno precedente. Quando Sara gli ha descritto l'anello che aveva perso, il senzatetto l'ha estratto immediatamente dalla tasca e gliel'ha reso, spiegandole che l'aveva custodito nella speranza che lei tornasse a riprenderlo. Sara non riusciva a credere alle sue parole e con le lacrime agli occhi lo ha ringraziato per il gesto altruista. L'uomo infatti avrebbe potuto vendere l'anello per risollevare le sue sorti, ma aveva scelto deliberatamente di tenerlo da parte, perché la sua legittima proprietaria potesse riaverlo. Sara è tornata a casa col cuore molto più leggero, ma non riusciva a togliersi dalla mente Billy Ray, la sua generosità e la sua difficile condizione. Voleva che il senzatetto sapesse quanto era stato importante per lei quel gesto gentile e quanto fosse felice di aver ritrovato il suo prezioso anello. Dal canto suo, Billy Ray aveva 55 anni e viveva per strada da molto tempo, mantenendosi a stento con gli spiccioli donati dai passanti. Aveva perso i contatti con la sua famiglia 16 anni prima. Non aveva un tetto sopra la testa né alcuna prospettiva di miglioramento. Era persino entrato in un banco dei penny per vendere l'anello, ma la cifra che gli avevano offerto l'aveva convinto a rinunciare. Era un anello molto costoso e di conseguenza doveva avere un significato importante per la donna che l'aveva perso. Per questo motivo ha deciso di tenerlo e tornare nello stesso punto dove aveva passato la mattinata, sperando di incontrarla una seconda volta.
Piuttosto che causare un dispiacere a quella sconosciuta dal cuore tanto gentile, aveva preferito rinunciare alla possibilità di godersi qualche pasto caldo in più, e quella decisione altruista gli avrebbe cambiato la vita. Billy Ray non sapeva infatti che Sara era stata talmente colpita dal suo gesto generoso da decidere di ricompensarlo. Lei e suo marito volevano ringraziarlo per l'aiuto e hanno creato una raccolta fondi per il senzatetto, raccontando sulle loro pagine social la storia dell'anello perduto. Il racconto ha generato delle reazioni piacevolmente sorprese e molte persone da tutto il mondo hanno contribuito alla raccolta fondi per Billy Ray. Sara e suo marito avevano stimato di riuscire a raccogliere circa 1000 euro, ma la cifra è stata largamente superata dalle donazioni generose degli sconosciuti che avevano letto la loro storia, che è finita persino sulle prime pagine dei giornali. Improvvisamente, i concittadini di Sara e Billy hanno iniziato ad avvicinarsi al senzatetto per stringergli la mano e sussurrargli delle parole di conforto. Un uomo ha persino raccontato in un commento su Facebook che qualcuno aveva rubato anni addietro un prezioso anello di sua madre, spingendo il ladro a comportarsi come l'altruista Billy Ray e a restituire il maltolto. Il senzatetto, intanto, rimaneva ignaro della sorpresa che avrebbe ricevuto nel giro di pochi mesi. Siete curiosi di sapere come si è sdebitata Sara nei suoi confronti? Continuate a guardare il video, ma prima cliccate sulla campanella per assicurarvi di non perdere nessuno dei nostri prossimi racconti interessanti. 3 mesi più tardi, Sara e suo marito hanno donato a Billy Ray la somma ingente che avevano raccolto per lui. Quando ha ricevuto i soldi, l'uomo è rimasto senza parole. Con quel denaro avrebbe finalmente potuto ricominciare da capo una nuova vita. Billy Ray era determinato a spendere quella cifra con saggezza. Ha comprato un'auto e una casa diroccata che avrebbe ristrutturato con le sue mani. Era sulla strada giusta per costruirsi un futuro roseo e ovviamente entusiasta del cambiamento inaspettato nella sua vita. Ma non sapeva che la sorpresa migliore doveva ancora arrivare. Riuscite a immaginare di cosa si tratta? Molti di voi avranno sicuramente indovinato. A distanza di 16 anni, Billy Ray si è finalmente ricongiunto con la sua famiglia. Quando la sua storia era apparsa in televisione, i suoi parenti avevano riconosciuto in quel senzatetto altruista l'uomo che avevano dato per disperso tutti quegli anni addietro. Nel tempo avevano sentito dire persino che era morto, ma quando hanno visto il suo viso in televisione non hanno avuto dubbi. Quella persona generosa era il loro Billy Ray. La sua famiglia lo ha contattato immediatamente, con una telefonata carica di emozioni. I suoi parenti erano oltremodo felici che lui fosse ancora vivo e sul punto di ricostruirsi una nuova vita. Così hanno deciso di organizzare una riunione durante le vacanze estive. Ancora una volta però, Billy Ray ha ricevuto una sorpresa gradita. L'emittente televisiva NBC News lo ha intervistato mentre raccontava della visita imminente della sua famiglia e ha deciso di sorprenderlo con un regalo tenerissimo. I giornalisti hanno invitato Billy Ray a partecipare a un'intervista con Sara e suo marito e mentre parlavano del gesto altruista dell'ex senzatetto, hanno rivelato la sorpresa. Tutti i suoi parenti erano presenti in studio. La famiglia di Billy Ray lo ha raggiunto sul palco e i presenti hanno faticato a trattenere le lacrime. In quei 16 anni di solitudine l'uomo aveva avuto molti nipoti che non vedevano l'ora di incontrarlo di persona e che avrebbe finalmente potuto conoscere durante le vacanze estive. La vita di Billy Ray era completamente sconvolta e lui non poteva esserne più felice. L'ex senzatetto è infinitamente grato a tutti quegli sconosciuti generosi che hanno voluto aiutarlo. Oggi si è reinserito nella vita della sua famiglia e ha guadagnato persino parenti acquisiti, Sara e suo marito, che frequenta regolarmente. Col tempo Sara gli ha raccontato che l'anello di fidanzamento che aveva salvato per lei era un cimelio di famiglia tramandato di generazione in generazione e che lei e suo marito speravano di poterlo regalare in futuro a uno dei loro figli. A proposito di bambini, la coppia ne ha avuti 2, un maschio e una femmina. Sara non vede l'ora di raccontare ai suoi figli la storia del suo anello di fidanzamento e di presentare i piccoli al suo amico Billy Ray, che ha avuto un impatto così fondamentale su un periodo importante della sua vita. Billy Ray sta sfruttando al meglio la sua seconda possibilità. Quando avrà finito di ristrutturare la sua nuova casa, si metterà in proprio, aprendo un'attività tutta sua. Nel frattempo, si reca spesso nel punto in cui chiedeva l'elemosina e regala spiccioli a tutti i senzatetto che incontra, nella speranza di diventare per loro quello che Sara è stato per lui. Se avesse venduto l'anello, avrebbe avuto i soldi per pagarsi da mangiare per qualche settimana, ma avrebbe continuato a vivere per strada. Il suo gesto altruista è la dimostrazione lampante che l'onestà paga sempre. Che cosa ne pensate di questa storia? Conoscete delle persone oneste fino al midollo? Raccontatecelo nei commenti e
non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video di storie interessanti.